Che serata strana, ragazzi, che serata strana, non so neanche metterle in fila. Cos'è più strano? Una Juventus che gioca senza Cristiano Ronaldo titolare, una Juventus che gioca con Bernardeschi terzino sinistro, una Juventus che fa gol con Rabiot quando forse nemmeno deve tirare da quella posizione, una Juventus che gioca co così bene, una Juventus che regala un gol ma poi ne fa tre, Danilo regista, Bernardeschi terzino abbiamo già detto ma lo ridiciamo, Alessandro Centrale, cos'è stato più strano questa sera? Ditemi veramente nei commenti, vi prego, la cosa più strana della serata che si è concretizzata, ma che partita, signori? Una delle migliori partite di stasera, sto rivedendo il gol del 2-0, Chiesa fa un break a centrocampo, che è la cosa che mi fa impazzire. Quante volte abbiamo detto che anche giocare in ripartenza non è un reato, e anzi è una cosa molto positiva se hai giocatori per farlo. Mi è piaciuta tantissimo questa Juve, e chi era in live su Twitch insieme a me potrà confermare, con la parola che cercavo, che anche quando eravamo sotto ero contento dell'approccio mentale che avevamo dato alla partita. Però c'è OneFootball qui sotto in descrizione da scaricare, e lo devi scaricare anche tu perché ti vedo che sei lì preoccupato per il porto e vuoi capire come giochiamo, e te lo dice OneFootball. Gratis su iOS e su Android. Link è qui. Allora, contentissimo dei ragazzi. Contentissimo, non c'è modo migliore per prepararsi alla partita con Lione se non una partita del genere. Tantissime polemiche alla Lazio una settimana che non gioca e noi siamo stanchi e perché non gioca Ronaldo e perché non gioca Fagioli, siamo pochi, ci sono gli infortunati, grandissima partita. Allora, tante volte in questa stagione mi è capitato di sentire che la Juventus di Pirlo sembra quella di Allegri e non sono mai stato d'accordo. Questa sera vi dico di sì, perché questa è veramente una mossa che mi fa ricordare Allegri. Cambiare completamente il tutto. Noi avevamo in testa una formazione guardando gli 11 titolari. Dobbiamo pensare che la Juventus volesse giocare in quel modo, col 4-4-2, con Bernardeschi Chiesa sugli esterni, Danilo e Cuadrado sugli esterni bassi, Alessandro e Demiral in mezzo. Invece col cazzo, Pirlo dice proprio col cazzo, cambia tutto, mette tantissimi giocatori in posizioni inedite e fa fare una signora partita a tutti. Domani parleremo, ovviamente ci saranno le pagelle, parleremo dei singoli, tutti top praticamente, a parte Kulusevski che mannaggia il... Non fatemi dire cose di cui poi posso pentirmi. Non si può regalare un gol del genere. In Serie A, a questi livelli, con la Juventus, non si può regalare un gol del genere. Più che altro, è già il secondo gol nel giro di pochissimi giorni che regaliamo. Mi viene in mente quello di Bentancur in Champions con il Porto. E questo è un altro gol che non si può. Cioè, veramente non si può. Poi, per fortuna, ai fini del risultato, non è stato utile, ma sufficienza e un modo di passarla che veramente non ci sta. Più di non ci sta, non so cosa posso dirvi. So che in tanti vorranno parlare dell'episodio arbitrale. Io non vorrò spendere tante parole sull'arbitro, dirò solo ed esclusivamente questo. Per me ci può stare l'errore, si può sbagliare, non mi interessa. Ma se anni e anni e anni che vogliamo l'uomo viola in campo, vogliamo la tecnologia nel calcio, vogliamo gli strumenti per poter guardare in maniera meno umana possibile e più strumentale, più tecnologica possibile, alcune azioni determinanti, non è logico, ed è una cosa che ho già ribadito tante volte, non andarselo a rivedere. Perché se non te lo vai a rivedere, poi mi passi per quello che vuole essere un po' troppo protagonista. E vai a rovinare eventualmente delle partite per mania di protagonismo. Ti ripeto, puoi sbagliarlo, se magari lo sbagli andandolo a vedere puoi risultare incompetente, ma così risulti protagonista. E questo non ci sta, perché se vuoi essere protagonista nel calcio, fai il calciatore, fai l'allenatore, non fai l'arbitro. Chiuso il discorso che è universale e vale pro e contro la Juventus, vale per tutte le squadre. È un discorso che più di una volta ho fatto e che voglio ribadire ancora questa sera, perché sicuramente ci sarà tanto da parlare. La Juve mi è piaciuta. La Juve mi è piaciuta ordinata, quadrata, in un modo anche che veramente questa sera perché siamo andati bene? Partendo da questo presupposto, facciamoci questa domanda: perché siamo andati bene questa sera con anche giocatori in posizioni particolari, strane e inedite? Attendo. Mettete in pausa il video e scrivete le risposte nei commenti. Io provo a darvi la mia. Secondo me noi stasera siamo andati bene perché avevamo tutti i giocatori, quindi Bernardeschi, Chiesa, Cuadrado, Kulusevski, che sono abili e bravi ad approfittare degli spazi, sono bravi a gettarsi negli spazi. E quando tu non stai fermo, ma ti muovi perennemente e vai a occuparli quegli spazi, la palla, anche se gira più lenta
di quanto dovrebbe girare, gira. Perché la palla arriva negli spazi. Se tu la giochi sempre solo sui piedi e sempre solo in orizzontale, ovvio che non può esserci gioco, sei sterile se gli altri capiscono, hanno l'intuizione di come stai giocando e ti fregano sempre. Se tu ti muovi e continui a muoverti in maniera perpetua, in modo perpetuo, gli spazi li vai a occupare bene, la palla si muove e tu riesci ad essere pericoloso. Ci sono state un paio di occasioni in cui battiamo una punizione da destra, passiamo al centro, andiamo a sinistra per poi tornare a destra. Muovere la palla in orizzontale non è un peccato. L'importante è farlo con i giocatori che vanno ad occuparli quegli spazi. Quindi, secondo me, la chiave tattica principale è proprio questa. Perché Danilo, difensore che abbiamo sempre visto, è andato a centrocampo e ha fatto il regista? Perché anche qua, secondo me, Pirlo ha detto: se gioco a due centrocampisti contro il centrocampo della Lazio, auguri ai figli maschi, mi vanno sempre via con gli 1-2, sono sempre in inferiorità numerica, mi fanno il torello e non vinco mai quei duelli e lì si perde la partita. È stato molto intelligente ad adattare un giocatore che ha intelligenza calcistica scusate la ripetizione, ma Danilo è un giocatore che ha grandissima intelligenza calcistica, è un giocatore molto tecnico, l'abbiamo rivalutato, riscoperto in questa stagione, non è assolutamente novità. Dove lo metti, lo metti. Qualcuno prima mi diceva: è il Mandzukic di Allegri. Un giocatore che veramente si era fuso completamente con l'idea di gioco di Allegri e con la sua persona. Per Pirlo è Danilo, il giocatore che puoi reinventare in ogni posizione, puoi cucirgli un ruolo addosso perché è il giocatore che è disposto a morire per il suo allenatore, per il suo modo di giocare. Quindi veramente uno dei migliori giocatori di questa stagione. Un altro grandissimo è Federico Chiesa. Il grande assente del primo tempo insieme a Morata, avevo detto nell'intervallo, e nel secondo tempo i grandi presenti, perché si era sentita la mancanza di Chiesa e di Morata nel primo tempo, nel secondo invece sono partiti a manetta. Chiesa, io non ho più parole per descriverlo. Chiesa, non ho più parole per descriverlo, perché c'ha una voglia di spaccare il mondo quel ragazzo che probabilmente potrebbe tirare delle testate contro un muro e spaccarlo. Se questo può portare la Juventus con una possibilità a far gol, Chiesa tira delle testate, Moore lo spacca pur di riuscirci. Veramente tanta tanta roba, tanta tanta roba. Io sono contentissimo della partita di questa oggi, è una di quelle classiche partite in cui la Juve dimostra superiorità e se dimostra superiorità prima della Champions League, se prima della Champions, un approccio del genere alla partita, non puoi che essere contento. Ovvio, bisognerà riconfermarlo e anche il fatto che Ronaldo non giochi dall'inizio mi puzza tantissimo di una discussione che hanno avuto lui e Pirlo e di un patto che si sono fatti, di una richiesta anche magari avanzata da Cristiano che inizia in questo modo: mister, io non voglio uscire dalla Champions. E io sottoscrivo questa cosa, prendo la penna, faccio la firma anch'io. Io non voglio uscire dalla Champions. Domani noi ci guardiamo le pagelle, ci troviamo col video delle pagelle, ci prepareremo bene anche la Champions League. Questa gara con la Lazio è andata, l'Inter gioca con l'Atalanta, quindi un occhio di riguardo e poi ci guarderemo un po' dopo. Noi in questo momento abbiamo altri impegni, noi che ce li abbiamo, ce li siamo portati dietro durante tutto l'arco della stagione. Poi vediamo cosa succede. Bravi, bravi, sono veramente contento questa sera.